per cercare di aprire la situazione. C'è stato un voto delle Nazioni Unite, un voto di condanna dell'invasione, di invito alla Russia a ritirare le truppe. Questa risoluzione delle Nazioni Unite ha raccolto il voto favorevole di paesi che rappresentano la minoranza dell'umanità. Questa cosa non viene sottolineata dai mezzi di comunicazione in Occidente. Le Nazioni Unite hanno condannato, beh, fra voti contrari e astenuti, vi sono i paesi che rappresentano la maggioranza dell'umanità. Solo Cina e India sono 3 miliardi di esseri umani. Se poi aggiungiamo il Pakistan, credo anche il Bangladesh, il Vietnam, parliamo di altre centinaia di milioni di esseri umani. E poi il Sudafrica, e poi l'Etiopia, poi l'Eritrea, altri paesi del mondo. La verità è che abbiamo un mondo diviso e che diversamente da quello che andiamo raccontando. Non è tutto chiaro, non c'è il bene da una parte e il male dall'altra parte. Finisco denunciando questa insopportabile mistificazione che andiamo raccontando in Occidente. Noi difendiamo i principi della inviolabilità dei confini nazionali, l'autonomia nazionale. È una grande presa in giro. Le risoluzioni dell'ONU hanno chiesto da 70 anni a Israele di lasciare il territorio siriano che è stato occupato nella guerra del Kippur, le alture del Golan. Ovviamente Israele se ne infischia e io ritengo che in una qualche misura faccia bene perché difende la sua sicurezza nazionale.